Allora, io ho fatto, come avete visto, la colazione, ho preso il mio bel caffè per la mattina. Adesso vado a sbrigare un po' di cose, le mie, diciamo, sistemazioni quotidiane. Ho il letto su che sta viaggiando, così poi rifaccio quello, sistemo, pulisco, insomma, le cose veloci di questa mattina. Sono tranquilla per il pranzo perché appunto ho fatto le lasagne appunto ieri e sono avanzate abbondantemente per oggi, in più anche da congelare, quindi mi mangerò un pochino di quelle e quindi niente cucina, niente sporcare, niente, soprattutto sono buonissime. E mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Per farle veloce, senza fare il ragù, senza stare a fare tante cose, ho detto boh, vediamo cosa viene fuori, e da quella volta le ho sempre fatte perché sono c'è la besciamella così, cremosa, comunque con un po' di sugo, quindi il sapore c'è, è buonissimo, basta, non ve ne parlo più. E niente, quindi pranzo pronto, non devo preoccuparmi di niente, io sono proprio in condizioni casalinga disperata. Il divano è ancora nelle stesse condizioni che vi ho detto ieri, anche perché appunto mi sono svegliata da poco, quindi devo ancora mettermi sotto a sistemare, fare tutto l'ordinario, come vi ho appena detto. E quindi niente, sono proprio vestita comoda per fare tutto, per stare da casa, insomma, anche perché oggi non devo uscire in teoria, devo fare solo poi delle cose al computer. Domani invece dovrò uscire, che devo fare, domani mattina devo andare a fare una visita e poi dovrei fare anche altre commissioni, quindi poi vediamo come strutturare un attimo la giornata. Oggi sembra che c'è il sole, quindi vado subito a prendere questo cavolo di stendino e lo metto fuori, anche se in realtà si è praticamente già asciugato il piumone, però almeno prende lo stesso un po' d'aria. E poi ci tenevo a dirvi una cosa, come vi ho detto appunto dei 3 video a settimana, siete state tutte contente, quindi sono stra super felice, questo mi ripaga di tutta la fatica perché comunque c'è tanto lavoro dietro per riuscire a stare al passo, tra virgolette, soprattutto per via, a parte di far combaciare tutto con gli altri impegni, per via della connessione eccetera. Vabbè, a prescindere da questo, avevo pensato a una cosa e volevo però chiedervi a voi, volevo chiedere insomma il vostro parere, il vostro consiglio. Avevo pensato di strutturare i 3 video così, se da come sto facendo adesso lo sto facendo uscire martedì, giovedì e venerdì. Mi spiace che giovedì e venerdì capitano vicine, però il sabato è un giorno un po' così. Io reputo che il sabato una persona deve andare in giro, farsi le cose, non stare a casa a vedere i video, per quello che preferisco farlo uscire gli altri giorni. E che così penso che facendolo uscire gli altri giorni durante la settimana reputo che vi possa fare più compagnia rispetto appunto al sabato. E stavo pensando di dedicare, siccome in tantissime mi chiedete sempre video pulizie eccetera, per accontentare un po' tutte, stavo pensando di strutturarle così, di fare il venerdì, appunto come vi dicevo sono i 3 giorni a settimana, di dedicare il venerdì a video appunto pulizie o comunque sulla casa, su questo genere di cose. Quindi non so però se questa cosa può essere troppa, cioè un video a settimana inerente alle pulizie, non so se magari può stancare, se può essere troppo, perché appunto me lo chiedete tantissimo, però ho sempre paura anche magari che ad altre persone possa, non lo so, possa stancare, insomma così, perché altrimenti appunto avevo pensato di strutturarlo più o meno il martedì a qualcosa inerente a vlog, comunque di quello che vi devo raccontare o a quello che capiterà, insomma. Il giovedì magari inerente a prodotti o anche lì, insomma, cambiare le tipologie per quanto riguarda il martedì e il giovedì, quindi fare le cose più varie, di vari generi, insomma, in quelle giornate lì, e lasciare il venerdì fisso sul discorso pulizie, casa, eccetera, per quanto posso riuscire, insomma, ovviamente inerente a questo. Però fatemi sapere, perché appunto me lo chiedete tantissimo, anche in privato mi chiedete spesso questa tipologia di video, o comunque inerente appunto all'organizzazione, a come organizzo le varie cose, i vari ambienti di casa, eccetera, eccetera. Quindi vi chiedo, scrivetemi giù nei commenti per favore, fatemi sapere se per voi può andare bene, se invece reputate che un video a settimana appunto sulle pulizie magari può stancarvi, può essere troppo, insomma fatemi sapere, perché se vi può, mi sono un po' appinata, se vi può far piacere, ovviamente fa piacere anche a me, quindi insomma vorrei non stancare, quindi fatemi sapere giù cosa ne pensate e basta. Adesso direi che mi metto all'opera. Tra l'altro, la visita che devo fare domani è per l'orecchio, che sto avendo problemi da un paio di mesi, mi sta facendo impazzire, però vabbè, sto tenendo duro, ma adesso da un paio di giorni mi è venuto veramente un problema, purtroppo credo abbastanza serio. E comunque per questo sto facendo, già ultimamente in attesa di questo famoso appuntamento, di questa visita, sto facendo i vapori,
che semplicemente con acqua bollente e poi bicarbonato, e per una decina di minuti almeno, perché questo comunque dovrebbe aiutare tutto il discorso delle vie respiratorie, insomma. Da quando faccio questi vapori ho notato la pelle del viso che mi è migliorata da morire. Cioè, mi sono resa conto anche ieri sera quando ero in bagno che mi stavo soffrendo, ho detto: che cos'è? Aspetta, no, guardate dove è andata una lucertola. Poverina, senza coda, mi si è arrampicata sulla zanzariera fuori. Safi sta impazzendo. Safi, c'è la lucertola presa. No, amore. Che cos'è? Sì, non posso cadere le ciabatte. La lucertola, amore, lasciala fare, è fuori. È fuori. Madonna, quella adesso se da lì entra dentro. Ma cosa combini? Mi butti giù la finestra così? Se io ti faccio uscire, fai il disastro. Appunto. No, però non l'ho. Oh, non ha fatto una mossa la lucertola, non ha fatto una piega, è rimasta lì. Solo che a me scoccia perché potrebbe entrare da sotto. Come facciamo a mandarla via? Oh, dai, esci, vai. Insomma, stavo dicendo che mi è migliorata, mi stavo struccando, ho detto: ammazza come mi sta migliorando, cioè, ho proprio la pelle diversa, dico, ma come mai, eppure sto usando le stesse cose. Poi ci ho pensato e secondo me sono quei vapori che stanno proprio migliorando, boh, io la trovo veramente un sacco migliore. Questo per dire che non tutti i mali vengono per nuocere, perché vedi, anche per fare una cosa così che è curativa per altre cose, invece visto ci sto guadagnando anche come... qualità di pelle, insomma, come aspetto. Quindi mai disperare, non tutti i mali vengono per nuocere, appunto. Volevo farvi vedere l'aggiornamento dei pomodorini che stanno già nascendo, guardate. Ce ne sono anche qua. Ne stanno uscendo tanti. Anche questa. Cioè, ormai ancora è passato poco tempo da quando le ho messe, ma già stanno nascendo. Vediamo l'altra. Guardate quante qua. Mamma mia, ne stanno veramente uscendo tanti. Che bello, è ancora pieno di fiori. Le calle, che quest'anno ne ha fatte tante. Questa sta nascendo. La mia salvia, che abbiamo piantato i semini e sta nascendo. Così va poi trapiantato. Queste le altre calle, guardate quanto sono belle anche queste. E ne stanno nascendo un sacco anche qua. Questa qua. Questa è andata. Ce ne sono tantissime quest'anno. Che meraviglia. Anche queste le adoro. Sono proprio eleganti. E l'olivo sta facendo tante piccole olivette già. Non so se, ecco, così si vede meglio. Guardate quanto è piena la pianta di queste palline. Ce ne sono un sacco. Yeah! Allora, nel video che ho fatto appunto l'ultima volta, dove vi ho fatto vedere l'arrivo della zanzariera, eccetera, in diverse mi avete chiesto di farla vedere appunto montata perché eravate interessate all'argomento. Quindi, siccome nel frattempo è stata montata sia questa che l'altra fissa, ve le faccio vedere così appunto potete regolarvi, potete vederle meglio, perché vi assicuro che sono, perlomeno questa magnetica è comodissima, cioè è stata la nostra soluzione della vita, perché ripeto, prima tanto tempo fa avevamo solo, sapete, quelle zanzariere dove si attaccano tipo tenda messa sopra e quindi resta sempre svolazzante, quindi c'è o non c'è è la stessa cosa. Questa è veramente la soluzione a tutto, ve la faccio vedere com'è. Allora, eccola qua, vedete che è montata su così e fa da sola, si richiude, voi passate e questa si richiude da sola, fighissimo. Vedete, adesso io passo, si richiude da sola. È messa con queste puntine che appunto erano nella confezione. Questo telaio in legno l'aveva fatto Filippo intorno, ma su una finestra normale, perché questa ha delle misure un po' strane. Su una finestra normale c'è già il telaio intorno, l'ha anche fissata con la sparachiodi e quindi questo è il risultato. E per Safi è ottima. Safi? Vedete? E si richiude da sola.
quindi è comodissima veramente. Adesso non so, così non è che si vede bene. Vieni, rivai dentro. Ale, e si richiude. Una figata, no? Ve la straconsiglio, tra l'altro ragazzi costa veramente, confronto alla zanzariera normale, questa mi pare che l'ho pagata 16 euro, ma se, dipende, comunque si trovano, spesso vanno anche in offerta e secondo me vale la pena, costa uguale al pannello più o meno, cioè non è che cambia tanto, però questa c'ha i magneti, è tutta comoda, per sicuro, cioè vi faccio anche comunque per vedere la differenza, vi faccio vedere anche l'altra che avevamo messo invece fissa col pannello fisso, che appunto nel frattempo dopo quel video mi è arrivata e quindi Filippo le ha messe già tutte e due, ve la faccio vedere così appunto vedete la differenza. Allora, l'altra l'abbiamo messa qua nella cameretta, vedete, è proprio il pannello tutto intero. Questa è comoda, è tutta così, vediamo se riesco. Questo è proprio semplice, un semplice telo, tutto ben messo intorno appunto al telaio che ha creato lui. Non fate caso al pavimento che è scritto. E questo appunto è quanto. Questa copre completamente l'intera finestra. Tra l'altro, visto che qua abbiamo tutte misure strane delle finestre, cioè sono veramente misure che non si trovano, abbiamo preso il rotolo per quanto riguarda questa qua fissa, così almeno uno taglia quello che gli serve, mette quello che gli serve e è risolto il problema. Il rotolo che avevamo preso da Amazon che è arrivato è questo, cioè vedete, è proprio un rotolo messo così. Visto che mi avete chiesto, intanto eravate interessati all'argomento, è un rotolo così, che quindi così voi potete tagliare, prenderne proprio solo quello che vi serve. Cioè, poi tra l'altro questo è bello comodo, cioè è bello grande, adesso non so farvelo vedere, non c'entra nell'inquadratura, comunque è un rotolo grande, almeno voi prendete tutta la misura che vi serve senza spreco, senza niente, quindi ve la consiglio. Tra l'altro avete visto, no, com'è il rotolo, quindi è un rotolo piccolino. Adesso vi faccio vedere in che scatola ci è arrivato, perché quando mi è arrivato ho detto ma che è sta roba, io non ho ordinato una cosa così. Adesso vi faccio vedere, cioè quel rotolo piccolo è arrivato in questo scatolone, cioè così piatto, dove dentro appunto tutto sto popò di roba conteneva quel misero rotolo che quindi occupava tipo tanto così. Fighissima sta cosa. Di qua invece, siccome in cameretta abbiamo la finestra che avete visto e poi c'è anche qua la porta finestra, in questa porta finestra abbiamo messo sempre la zanzariera, siccome qua fuori c'è un balcone diciamo, abbiamo messo sempre questa magnetica, però stavolta questa è messa più all'interno. E quindi niente, adesso manca da cambiare soltanto quella della nostra camera. Allora, questa qui l'avevamo cambiata da poco, quindi è a postissimo per tutto l'anno. Poi questa qua, la cameretta invece a pannello, appunto l'abbiamo appena rimessa nuova. Abbiamo cambiato quella giù e adesso ci manca da cambiare quella della camera, che anche quella inizia a essere urgente, della nostra camera. E poi quando riusciremo anche quella in cucina. Tra l'altro anche nella finestra della cucina c'è quella magnetica, però l'abbiamo tagliata corta. Adesso vi faccio vedere, e l'abbiamo messa così perché adesso vi spiego. Allora, queste invece sono quelle della cucina, che anche qua abbiamo voluto mettere magnetiche. Vedete? Ecco, queste come vi dicevo sono da cambiare, si stanno staccando tutti i magneti oramai. Qua non c'è più. Cadono giù a pezzi. Comunque abbiamo messo questa. Abbiamo messo così perché così quando mangiamo fuori, vedete il tavolo è lì, per passarci le cose dalla cucina là, per apparecchiare tutto e fare prima senza fare sempre il giro, questa è comodissima questa finestra, e quindi volevamo che rimanesse accessibile. Perché appunto è comodissima la finestra lì, visto che è in cucina, quando devo magari passare i piatti, passare le cose da apparecchiare, passare le pietanze, insomma per tutte le cose, ma anche solo per qualsiasi cosa bisogna passarci da dentro a fuori, è comodissima perché sembra quasi tipo il piano del bar, cioè spesso e volentieri anche quando ci sono le feste fuori io sono in cucina e continuo a sfornare, a passare la roba di lì, quindi mi sembra un po' quei banchetti delle sagre a volte, però no, a parte scherzi, è comodissima, quindi mettere quella fissa significava...
bloccare quella uscita, bloccare il passaggio, e quindi era veramente un peccato, perché ci sono di tutte le misure, anche soprattutto su Amazon, anche questa l'abbiamo presa lì, le trovate di tutte le misure, potete comunque tagliarla, sistemarla, da tanto l'importante è che non tagliate dove c'è proprio il magnete, ma un pochino più distanziato, e quindi problemi non ce ne sono. In queste altre finestre qua le abbiamo messe fisse, tanto quella è a ribalta, quindi non ce ne frega niente che sia magnetica, e quella di là invece l'avevamo messa magnetica perché, a parte il fatto che ho la piantina fuori quindi è comodo per innaffiare, però in realtà c'era avanzata quella e quindi senza ricomprarla abbiamo messo quella. E niente, basta. Visto che appunto in tante eravate interessate all'argomento e mi avevate chiesto di farle vedere un po' meglio, di mostrarle montate, perché effettivamente dalla scatola uno o anche dall'immagine non è che ci si rende ben conto, spero che almeno con queste immagini vi abbia fatto rendere un po' più l'idea di come funzionano, di come sono fatte. E niente, basta, direi che può passare qua, e quindi io vi saluto, vado a mettermi sotto a fare le cose, che oggi mi sento anche abbastanza carica grazie al sole, quindi meno male che c'è il sole. In ogni caso io vi ringrazio veramente tantissimo per avermi fatto compagnia, perché mi fa sempre un sacco piacere, cioè sono stata proprio felice, anche se non so quanto possa essere interessante le mie giornate, mi fanno comunque piacere condividerle con voi perché mi fate tanta compagnia, e spero appunto di averne fatta anche io a voi. Quindi vi ringrazio tantissimo per aver visto il video, vi aspetto al prossimo e vi mando un super mega bacione, ciao!